Signor Presidente, tolgo solo qualche secondo senza voler togliere ovviamente spazio all'importanza delle richieste fatte prima, ma ritengo che sia dovere mio come capogruppo di Fratelli d'Italia, ma mi auguro che venga inteso anche come un grande risultato per l'intera nostra nazione la nomina vicepresidente della Commissione esecutiva della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme del ministro Fitto. Penso che questo applauso non bipartisan, purtroppo, dia però comunque una indicazione forte di quella che sarà la sua azione, perché qui dentro, al di là delle opinioni legittime e diverse che ovviamente chi siede su banchi opposti ha, nessuno potrà non riconoscere a Raffaele Fitto quella che è sempre stata una sua capacità d'ascolto, quella che è stata una vera missione che ha fatto in questi 2 anni in un ministero affatto facile e dove ha dimostrato capacità e competenza oltre che aver interloquito sempre e comunque positivamente con la Commissione nell'interesse dell'Italia. Io penso che il ringraziamento per il lavoro che ha svolto debba essere un ringraziamento di tutto il Parlamento, così come tutte le persone di buon senso non possono che rivolgergli, al di là di quella che è la parte politica o le parti politiche, un ringraziamento per la sua attività, gli auguri migliori di un buon lavoro, perché il suo buon lavoro sarà un buon lavoro non per una parte politica, non per una maggioranza, ma per l'Italia intera. Grazie.